grosso è successo ieri, oggi sono più che altro reazioni, quelle che un po' mi seccano. Sono quelle che ho letto sulla stampa internazionale, soprattutto quella francese e quella americana, perché vedere esultare gli altri perché Roma ha ritirato, ritirerà, insomma, formalmente ritirerà la candidatura è una cosa che mi secca alquanto, perché io ero convinta che mai come questa volta le chance per vedersi assegnare le Olimpiadi erano concrete. E vederli esultare cioè, mi convince ancora di più di questa sensazione che avevo. Poi ci si è divisi sui social, io ho combattuto contro il mondo per la mia posizione favorevole ai giochi, mi sono detto di tutto perché sembra quasi che io viva in un'altra città, quindi non sia minimamente interessata alle priorità romane. Diciamo che su alcune cose poi alla fine siamo tutti d'accordo, è l'approccio che cambia, no? Se ci dovessimo in qualche modo riferire a quanto leggiamo sui social, che sono un campione non rappresentativo, però va detto, la rete è un campione non rappresentativo, anche se qualcuno fa passare come, non lo so, la legge, non è così. È ovvio che le perplessità e i dubbi ci sono, è ovvio che la storia di Roma ci dice che probabilmente sarebbe meglio tirarsi indietro, perché non è il migliore dei mondi possibile. È chiaro che però io quello che dicevo ieri, che ho criticato della sindaca Raggi e che continuo a dire oggi, è che non è possibile che non si sia riscontrato nel dossier un solo plus, solo minus, tutti i rischi, nessuna opportunità. E non è così. Io il dossier, non vi dico che lo conosco a menadito, ma ho perso tempo a leggerlo. Molte cose probabilmente non le ho anche capite perché sono anche piuttosto tecniche. Insomma, io qualche minuto del mio tempo ce l'ho speso per cercare di approfondire. Se ci si ferma e si lascia che tutto scorra senza combattere, dico che è una posizione abbastanza discutibile. Poi magari saremmo arrivati a un no perché si discuteva nel merito il dossier e ci si trovava qualcosa su cui obiettare, ma nel merito, io questo non l'ho visto ed è il motivo per il quale oggi ho forte la sensazione di un'occasione persa. E questo non significa volere le Olimpiadi a tutti i costi. Detto questo, siccome parliamo del dossier, io che sono una rompiscatole e le cose me le voglio far spiegare da chi ne sa più di me, andiamo a disturbare il responsabile delle relazioni internazionali e planning manager di Roma 2024, di fatto colui che è andato a presentare ad illustrare il dossier olimpico di Roma al CIO. È responsabile del progetto dossier, meglio di lui credo non lo conosca nessuno e magari ci potrà aiutare. Per questo do il buonasera a Simone Perillo. Buonasera Perillo. Buonasera a lei, suoi ascoltatori. Scusi il disturbo, ma lei capisce il tema è piuttosto caldo e divide ancora molto. Il problema è che forse divide ancora perché si è molto in superficie, non si è entrati nel dettaglio del dossier. Sicuramente lei potrà darci una mano a capire. Assolutamente, a disposizione. Le chiedo, Allora, ecco, bene, parta lei, no? Perché io faccio un po' l'avvocato del diavolo, le dico quello che ho chiaro. raccolto. E allora il tema vero di questo no, io non dico della sindaca Raggi, ma anche dei cittadini romani, è il fatto che sarebbe stata un'occasione di spreco, che sarebbe stata, la dico come la dicono loro, sto parlando con una figura istituzionale, non dovrei, ma sarebbe stato un magna magna, sarebbe stata l'occasione per arricchire i palazzinari romani e che a Roma alte priorità, quei soldi si possono e si devono spendere meglio. Guardando un po' il dossier, io ho avuto l'impressione invece che proprio dal punto di vista di quanto Roma potesse beneficiarne, c'era qualcosa di molto buono sul quale riflettere. Glielo confermo, nel senso che la preoccupazione appunto del magna magna era la preoccupazione la prima nostra, proprio perché casi non virtuosi nel passato, sia italiano che estero, si sono verificati e quindi un bisogno di massima attenzione, trasparenza e rigore l'abbiamo fatto. Proprio per questo, nel momento in cui abbiamo presentato la documentazione al CIO, il primo set lo scorso febbraio, l'abbiamo immediatamente pubblicato sul nostro sito e quindi poi chiunque può consultare il progetto e vedere la mappa degli interventi. Mappa degli interventi che sono di due capiti, interventi di riqualificazione o di rinnovamento o di costruzione ex novo di impianti sportivi che restano poi alla città laddove ve ne è bisogno,
quindi nessun gigantismo come in altre edizioni passate delle Olimpiadi, ma per esempio il rinnovo di impianti come lo stadio Flaminio o la pala automatica all'Eur, che sono in condizioni diciamo che necessitano, sono lì dal 1960, appunto, l'ultima volta che ho ospitato le Olimpiadi, e un intervento di nuovo impianto sportivo a Tor Vergata, nel quadrante più popoloso della città di Roma, dove non c'è sport. Se vuoi fare, diciamo, impianti sportivi importanti sono al Foro Italico, la nostra idea era completare quella e chiudere la ferita della vela di Calatrava, lasciando qualcosa in eredità poi a una zona importante e popolosa della nostra città. Perillo, lei sa che è proprio il tema dei terreni di Tor Vergata e la questione legata alle... Il terreno di Tor Vergata, per andare al cuore del problema, sono terreni di proprietà pubblica e dove c'è una concessione vincolata solo per la società, per un gruppo di società, tra cui una del Settore Caltagirone, ma vincolata in caso di interventi solo per l'università. Quello che sarebbe permesso di fare era una gara internazionale, chiamando architetti, diciamo, internazionale, anche per rendere più bella quella zona di Roma e per lasciare poi qualcosa che non era necessariamente automaticamente da appaltare a una grande società di costruzione, che peraltro, se governate, le società di costruzione portano lavoro, portano sviluppo. Certo. L'importante è fare le cose con trasparenza e con rigore, non farle, perché anche per fare la metropolitana si chiamano le società di costruzione, non sono palazzinari, sono società di costruzione che danno lavoro a centinaia di famiglie, e quindi pure quello è qualcosa su cui magari parlare con più rispetto. Detto questo, noi non abbiamo fatto nessuna operazione con nessun automatismo, anche perché in questa fase noi siamo comitato promotore, il comitato organizzatore avrebbe visto in prima persona il comune come controllore, come gestore delle attività sulla città di Roma, che non si limitano soltanto alle attività di artistica sportiva, ma avrebbero permesso l'attivazione anche di numerosissimi interventi in termini di mobilità e infrastrutture, quali la chiusura dell'anello ferroviario, quali il completamento della metro C fino al Colosseo, quali l'incremento e miglioramento dei collegamenti tra Roma Termini, in centro città, e aeroporto di Fiumicino, che sarebbero cose che rimarrebbero alla città. Sono opere programmate, ma sicuramente l'obiettivo delle Olimpiadi avrebbe rappresentato un catalizzatore, e per avere risorse dal governo nazionale, quindi non dal Comune di Roma, queste risorse al momento non mi risulta avere, e soprattutto, diciamo, una certezza di tempi e di investimenti, dato l'obiettivo Olimpiadi vetrina internazionale per la nostra città. Le chiedo, per rimanere sull'impiantistica, il vostro progetto prevedeva, cioè la forza di questo progetto era il fatto che il 70% degli impianti era già disponibile, semmai da riqualificare. Si parlava soltanto di due nuovi impianti e di sette temporanei. Sì. È corretto? Corretto. Temporanei credo siano nove. Dipende poi da considerare alcune strutture, diciamo, che movibili, sì. Ecco, che ne so, a Villa Ada, dove l'idea era fare il cycling cross, e quindi diciamo, queste comunque i dati sono corretti. Le chiedo quali sarebbero stati i plus per la città, e poi le devo fare la domanda del secolo, che è quella che poi si fanno tutti: quanto sarebbero costate a Roma queste Olimpiadi? Perché ho letto anche il progetto finanziario. Città, ecco. Assolutamente, entro pure nei numeri che non siamo tutti, ripeto, con la massima trasparenza. I costi della città sono tre poli sportivi, perché sarebbe stato riqualificato il polo sportivo di Roma Nord, quindi Flaminio, Stadio Flaminio, Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, sì. Foro Italico. Uh-huh. Sarebbe stato riqualificato la Fiera di Roma, lasciando anche lì un'ipotesi di un impianto sportivo in uno dei padiglioni della fiera, che è sovradimensionata rispetto alle esigenze della città, e quindi in quel caso anche nella zona di sud di Roma sarebbe stato un nuovo polo di sviluppo sportivo, e ovviamente a Tor Vergata il campus universitario successivamente, e gli impianti sportivi di Tor Vergata, quindi anche a Roma Est sarebbero rimasti un polo sportivo molto forte e molto importante. Primo plus. Secondo plus, una
fortissima accelerazione sullo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, di mobilità sostenibile e quindi ecocompatibile e quindi facilitare e alleggerire la pressione del traffico, sia attraverso la costruzione di alcuni nuovi ponti, sia attraverso appunto il completamento di una cura del ferro molto forte e molto concreta per le nostre città. Terzo plus, uno slancio economico fortissimo e rinnovato. Milano, grazie a Expo, ma non perché l'attività di Expo, ma grazie alla visibilità e all'energia che ha portato Expo nella città, è molto ma molto più dinamica di Roma in questa fase. Questo ha permesso a Milano non solo di avere i benefici diretti dell'Expo, ma anche grazie alla visibilità che ha conseguito a livello internazionale di attrarre nuovi interlocutori stranieri, nuove risorse, nuovi investimenti che anche non erano direttamente collegati a Expo, ma che hanno beneficiato la città e lasciano Milano adesso una città molto più dinamica, molto più forte di prima rispetto a quando appunto prima non aveva organizzato Expo. L'Olimpiade probabilmente, come nel caso di Rio è stato, è un'occasione che permette a una città di rilanciarsi, prendere coraggio. Nonostante la crisi economica, nonostante la crisi politica del Brasile, la città di Rio durante le Olimpiadi, e sono sicuro nei prossimi mesi a venire, ha preso un nuovo dinamismo e un nuovo orgoglio. Perché? Perché tu ospiti il mondo, 200 e passa paesi di tutto il mondo mandano i loro atleti, i loro giornalisti, ti guardano, ti vedono, ti conoscono e ti apprezzano. Questo da un lato aumenta il loro interesse, dall'altro aumenta anche la tua capacità di inventarti cose nuove, di nuova creatività, perché magari con penso a tutti i creativi, design di Roma, la Cinecittà, il mondo del cinema, di fronte a questo stimolo con sponsor, media internazionali, si sarebbero aperte nuove opportunità che semplicemente non ci possono essere se tu non hai l'evento Olimpiade. E l'alternativa non è dire faccio altro, perché i soldi che venivano dall'estero, ricordo 1.700.000.000 di euro, sono legati esclusivamente all'assegnazione delle Olimpiadi, quindi quelli erano soldi che venivano dall'estero e venivano in Italia, uh-huh. E quindi sicuramente non sono rimpiazzabili. E anche l'attivazione delle risorse nazionali non è immediata, perché a quel punto possono subentrare altre priorità, altri progetti di sviluppo infrastrutturale in altre parti d'Italia, e non è detto che quelle risorse che il Comune di Roma non ha, il governo a quel punto, diciamo, un conto è dover ospitare le Olimpiadi, un conto è contemplare lo sviluppo in parallelo di altre parti del paese. Quindi diciamo, per la città di Roma queste sono tutte occasioni un po' perse. Il tema invece è chi si sarebbe fatto carico dei costi di questa Olimpiadi? Allora, i costi, noi vi ho presentato una prima linea di budget tenendo conto che il confronto con il Comune di Roma approfondito nel merito tecnico purtroppo non c'è stato, per decidere insieme cosa fare e cosa non fare. La scadenza ultima è febbraio 2017, adesso bisognava dare una luce verde all'idea progettuale, ma poi c'era tutto il tempo per modificare e quindi arrivare a dei numeri finali. I numeri che in via preliminare abbiamo stimato sulla base del progetto che abbiamo presentato, quindi quello che è consultabile attraverso il sito del comitato e che, ripeto, noi abbiamo offerto la piena disponibilità a integrare e modificare laddove ovviamente un cambio di maggioranza politica può determinare una diversa priorità. Faccio l'esempio, Tor Vergata ci puoi arrivare con la metro A o con la metro C, non è una decisione che deve prendere il mondo dello sport, ma una decisione che deve prendere l'amministrazione, perché comunque arrivare a Tor Vergata adesso per gli studenti, per chi deve andare in ospedale, o ci vai in macchina o non ci vai tendenzialmente, perché con gli autobus credo sia abbastanza complicato. Ecco, noi pensavamo può arrivarci sia la metro C che la metro A, che è un trenino leggero. Non è una decisione mia, è una decisione che deve fare il Comune nell'ambito di un suo progetto urbanistico. Questo è ovviamente avrebbe determinato una variazione di alcuni costi, ma in via preliminare quello che noi abbiamo stimato era la seguente cosa: 3 miliardi di gestione dell'operazione Olimpiade, cioè l'accoglienza degli atleti, l'organizzazione delle gare, gli impianti temporanei, le tribune, i servizi delle televisioni, tutto quello che è l'evento olimpico sportivo, a carico del comitato promotore, a carico di risorse private, quindi non un euro a carico dei cittadini, né italiani né romani. L'impiantistica sportiva necessaria, diciamo, però permanente, abbiamo stimata nell'ordine di 2 miliardi di euro a carico della fiscalità nazionale, però ovviamente quelle sono opere che poi rimangono, lo stadio olimpico è lì che ci ricorda dal nome,
che venne fatto per la serie del 60, il suo completamento. Idem il palazzo dello sport dell'Euro, idem il palazzetto dello sport di Viale Tiziano, idem lo stadio di Amineco. Quelle opere sono lì e restano nella città, quindi però sarebbero state pagate con un contributo dello Stato nazionale. Le opere infrastrutturali aggiuntive sono già programmate e in parte finanziate dallo Stato o dalla Regione Lazio. Quello che avrebbe portato l'Olimpiade, avrebbe spinto il governo ad accelerare la realizzazione di queste opere, avrebbe spinto la Regione Lazio ad accelerare la realizzazione di queste opere senza onere per le casse del Comune di Roma e quindi per i cittadini romani, ovviamente a carico di una fiscalità generale, ma comunque Roma è la capitale d'Italia, quindi e quella sarebbe stata una vetrina per tutta l'Italia. Quindi quello è un ulteriore onere da definire, appunto, ripeto, con il Comune di Roma, perché io non posso decidere io se a Tor Vergata voglio farci arrivare la metro C o la metro A. Questo è chiaro, questo è chiarissimo. Io avrei altre domande, non so se intanto se no parlo solo io, Davide. No, vai. Vado avanti, sì. Vado avanti io. No, il tema di quanto sarebbe costata tutta l'operazione ai romani è un tema molto caldo, così come ho già anticipato il tema dei terreni di Tor Vergata, che sembra il male assoluto. Lei ha chiarito. Poi sono terreni pubblici. Allora, appartengono all'Università Roma 2 di Tor Vergata. Sì, però si parla di un vincolo d'esclusiva per la Vannini, insomma, senza... invece lei mi sta dicendo che poi se non ho capito male, non mi è stato detto, mi è stato detto qualcosa, ma forse ho capito male io, se si tratta di impiantistica didattica, di edilizia didattica, a quel punto si va incontro a una non c'è nessun vincolo di esclusiva. Se si realizzavano delle opere legate al progetto olimpico, si sarebbero potute realizzare nella piena trasparenza della gestione delle gare anche a livello internazionale, assolutamente, ma anche è l'ennesima occasione, perché tu a quel punto vuoi portare il meglio del mondo a venire in Italia. Di nuovo faccio l'esempio di Milano, la creatività che ha ridato a quella città, per esempio, ha fatto sì che importanti investimenti dal Qatar siano stati fatti verso la nuova stazione, la Porta Garibaldi, l'architetto Boeri ha realizzato il posto verticale, quel palazzo bellissimo a Milano, che è un modello. Quindi ecco, ridare energia ti porta ad avere, cioè portare il mondo, che non siano soltanto, con tutti i rispetti, pellegrini o turisti low cost, ecco, forse avrebbe ridato lustro, immagine, energia alla nostra città. Ancora due cose. Lei prima ha fatto riferimento al Brasile, alle Olimpiadi di Rio che si sono concluse da poco. Olimpiadi, qualche smagliatura c'è sempre nell'organizzazione, non possiamo pensare che tutto vada alla... Massimo rispetto però per i brasiliani. Ah sì, sì, no, questo... economica e politica sono riusciti comunque a organizzare le Olimpiadi e voglio dire anche le Paralimpiadi. Scusate, sì, sì. Non è banale, prima. Vero. Perché le Paralimpiadi sono qualcosa che si cambiano la cultura e la struttura della nostra città. Roma è stupenda, ma sicuramente non è a misura di disabile. Disabile non è soltanto la persona in carrozzina, ma anche l'anziano, anche la madre con il passeggino. Ecco, facilitare queste persone grazie agli interventi previsti a Rio per le Paralimpiadi è un modello che noi porterei veramente con orgoglio a far vedere alle persone, perché Rio, città appunto con grandissimi problemi molto più gravi dei nostri, ha reso accessibili ai disabili le varie pensiline per gli autobus, ha reso accessibili tutti gli impianti sportivi e numerosi hotel. Alcuni hotel in una zona centralissima, via Veneto, li abbiamo dovuti scartare per una visita ispettiva del CIO, perché in alcuni hotel di via Veneto, ripeto, non fuori dal raccordo, non c'erano sufficienti stanze per disabili. Ecco, questo forse è pure qualcosa che ci dimentichiamo, ma sfruttare quell'occasione veramente per aiutare i più deboli tra di noi, non soltanto in termini di accesso fisico, che già sarebbe straordinario, ma anche e soprattutto di rispetto. Forse qualcuno di voi ha visto le immagini delle ultime Paralimpiadi di Rio, ecco. Come no? Chi le ha viste ha potuto vedere queste persone come fanno della loro debolezza, non hanno una forza straordinaria, e molti di loro sono sicuramente dei modelli per tutti noi. Ecco, viverli così in città ti cambia, e ripeto, a Brasile e Rio questa esperienza è stata straordinaria. Viverla qua è qualcosa che nessun programma educativo, nessuna campagna educativa ti potrebbe portare a fare, perché una conto è viverle direttamente nella tua città, le persone,
il loro entusiasmo, l'altro conto è studiare, sì, insomma, qualcosa politica lì proprio. Torno a Rio per dire che in realtà qualche collega che è stato lì e che è tornato ha detto probabilmente per alcune cose, ce lo diceva anche forse Yuri Keiki settimana scorsa, no Davide, che in alcune cose magari avrebbero potuto fare un po' meno, fare non il passo più lungo della gamba. Adesso ah, certo. Partendo da questo e quindi all'insegna di un'Olimpiade essenziale sotto il profilo della spesa, senza voler a tutti i costi avere effetti speciali, funzionale sì, ma effetti speciali magari no, le chiedo che anche le Olimpiadi di Rio potrebbero essere, la candidatura allora di Rio non può essere paragonata con questa di Roma delle altre città, perché sono cambiate le regole, sono cambiate le regole con l'agente 2020 esattamente. Nel 2014 il CIO, ossia 2 anni fa, ha varato questa agenda 2020, che è questa gara che stiamo facendo con Budapest, Parigi e Los Angeles, e sono le prime Olimpiadi che si fanno sotto questa nuova agenda, ossia il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, per primo si è reso conto che il gigantismo del passato determinava delle situazioni di eccesso, quindi a Rio invece, avendola vinta 7 anni o sono l'assegnazione delle Olimpiadi, quindi nel 2009, quando vigevano le altre regole, hanno costruito una serie di impianti sportivi, che appunto giustamente Yuri Keiki aveva detto, quando li vedi 3 palazzetti dello sport, uno attaccato all'altro, non hanno senso. Certo. Immaginatevi di avere 3 palazzetti dello sport da 10.000 posti all'euro, uno dietro l'altro attaccato al pallone automatica. Poi che ci fai? Se ne hai 2 in tutta la città, basta, ne avanzano, perché lì ci puoi organizzare ogni tanto delle gare sportive, magari un concerto, magari un altro appuntamento, un'assemblea, un evento, quello che è. Ma se ce n'hai troppi è chiaro che non li puoi gestire in futuro. Quindi prima c'era ogni federazione sportiva internazionale, del pallavolo, basket, pallamano, la ginnastica, sport molto seguiti in maniera diversa a livello internazionale, chiedevano di avere il loro palazzetto dello sport e le città cercavano di soddisfare questa esigenza. Il CIO ha cambiato le regole, Agenda 2020 dice no, gli impianti sportivi devono essere quelli che servono alla città che ospita, non a una richiesta di gigantismo. E quindi infatti noi per esempio a ginnastica e pallavolo abbiamo detto no, condivideremo un impianto temporaneo che poi dopo potrà essere smontato e spostato in altre parti d'Italia, ma non costruiremo con costi non solo di costruzione ma anche poi di successiva gestione una serie di impianti per soddisfare. Quindi questo sicuramente è cambiato, e a Rio era una cosa che, se fosse stata già in vigore l'agenda 2020, gli avrebbe fatto sicuramente bene. L'ultimissima e poi la libero. Abbiamo parlato di una stima dei costi, perché per molte cose ci doveva essere un confronto e la decisione comunque era in capo ad altri. Insomma, il nostro progetto ad oggi era 3 più 2, 3 a carico dei privati, 2 a carico dello Stato. Dello Stato. Lei, al netto di tutto, c'è stato detto, cioè sono passate slide, sono passati numeri, ma anche la storia ce lo dice, e qui va detto che i costi previsionali, quando poi andiamo a vedere una previsione di spesa, allora, a consuntivo, sono lievitati oltre il 100%. Attenzione, lì bisogna dividere la tipologia di costi, perché i costi per le infrastrutture sono lievitati. Londra, l'ultimo esempio, diciamo, su cui abbiamo dati concreti, adesso vedremo per il caso del Brasile, i costi sono lievitati, però dove hanno fatto il villaggio olimpico hanno costruito una stazione della metropolitana con 6 linee, ripeto, 6 linee della metropolitana. Adesso 6 linee della metropolitana da qui a... non ci crede nessuno, quindi basterebbe 1,5 in più e già saremmo contenti, diciamo. Però cosa è successo a Londra? Perché rispetto al budget presentato in fase di candidatura, una volta che la città ha avuto l'assegnazione delle Olimpiadi, la città sceglie di crescere, e nel caso di Londra hanno preso East London, no? Che era una zona brutta della città, non era la City, non era il centro Piccadilly, ma era appunto la zona orientale ed era non frequentabile quasi. Hanno detto noi la riqualifichiamo, e come la riqualifichiamo? Creiamo un parco olimpico, impianti sportivi, una grande area verde, una nuova zona, un centro commerciale vivo e articolato, e anche ci portiamo dei mezzi. A quel punto, ovviamente, a Londra è un'altra dimensione, un'altra struttura,
hanno pensato bene, dicendo che non una linea sola non ha fatto arrivare addirittura 6. È chiaro che quel costo successivamente, scusa, avete preventivato di spendere 8 e siete arrivati a spendere 12 miliardi, però quella linea di metropolitana non la ripaghi con i costi dei biglietti, ma la ripaghi con quello che ti resta negli anni a venire, il beneficio. Noi oggi usiamo ancora il muro torto, i sottopassi sul Lungotevere, la tangenziale, l'Olimpica, che vennero costruite nel 1960. Quella roba lì, ancora oggi si dà a ognuno di noi il tempo che risparmia per andare da Termini a Piazzale Flaminio col muro torto. È ancora un beneficio economico indiretto che ognuno di noi ancora vive a Roma. È su quello che devi confrontarti. Certo. Quindi è vero che nel passato ci sono stati degli aumenti di costo, ma sono da imputare aumenti dei costi infrastrutturali alla volontà di fare di più, e quello è un tipo di cose. Beh, diciamo la verità, il controllo a volte sono lievitati immotivatamente. Sì, ma altrimenti, scusi, però il controllo non è solo su quello, ti può aumentare pure il costo di fare un appalto per una figa, eh? Ah sì, quello è fuori discussione. Beh, è generale il discorso. La mancanza di controllo sui budget non è l'Olimpiade. La mancanza di controllo sui budget è una cultura, quindi o diciamo che non si devono più fare opere pubbliche, perché ci rassegniamo a essere incapaci e incompetenti, oppure diciamo facciamo un progetto, facciamolo rigoroso e rispettiamolo. Certo. Perché pensare che sia questo il destino, in Italia non si deve più costruire nulla. No, perché non è che dai, è la dimensione dell'impianto, possiamo fare l'impianto sportivo, possiamo fare la linea metropolitana, possiamo fare l'asilo da 10 posti, ma non ti cambia, è sempre un progetto pubblico, e quindi su questo tema, diciamo, è chiaro che bisogna stare attenti, è chiaro che però non bisogna neanche rassegnarsi. Sono d'accordo con lei su quest'ultima parte, sono perfettamente d'accordo. Io la ringrazio moltissimo per la disponibilità. Come vede, non c'è stata volontà di fare polemica con la sindaca, neanche da parte nostra. Facciamo soltanto di invitare tutti quanti a entrare nel merito, a discutere quali sono le opportunità e a dire anche cosa cambiare. Non era la Bibbia, non era un testo immodificabile. C'era tutto il tempo, c'è ancora tutto il tempo, e sono lieto di questo dibattito, proprio perché uno dice, andiamo a vedere impianto per impianto, ma serve riqualificare lo stadio Flaminio? Secondo me sì, con queste risorse che ti vengono dal governo, dall'estero, lo riesci a fare. Altrimenti il comune di Roma, che ha un bilancio abbastanza complicato. Non avrà mai i soldi il comune di Roma per rimettere a posto lo stadio Flaminio. Non sarà mai una priorità, su questo è fuori discussione. Poi lei sa, parlare di Flaminio in una radio sportiva romana tocca il cuore di molte persone. Se gli dai, fai quello sforzo iniziale di rimetterlo in sesto, a quel punto faciliti nuove attività sportive, magari può diventare, noi pensiamo di farci sia il pentathlon che il rugby a 7, e lì incoraggi il movimento rugby. Il rugby a Roma non può essere soltanto le partite del 6 nazioni, no? Certo. Quindi io, aumentare lo sport avrebbe poi creato nuova energia, perché chi fa sport si compra l'extra paio di scarpe, o in Inghilterra dall'assegnazione delle Olimpiadi al 2012 il numero di praticanti sportivi a livello nazionale è aumentato da 12 a 15 milioni di persone. 2 milioni di persone in più che già fanno da soli 4 milioni di scarpe da ginnastica, con indotto, commercio, attività in più che si genera, che non è fungibile, non è che non fai quello e fai qualcos'altro, no, quello ti crea nuovo entusiasmo o nuova energia. La nuova energia è ricchezza economica, ma anche, vorrei dire, proprio capitale umano, capitale sociale. Simone Perillo, io la ringrazio moltissimo, tornerò a disturbarla se ci sarà ancora qualche tema poco chiaro per approfondire il discorso, e per quello che può valere, a noi dispiace molto che sia andata così, facevamo il tifo per le Olimpiadi a Roma. Grazie. Buon anche lavoro. Non si sa mai. Ah sì, infatti, fin quando non c'è il punto finale. Non è finita finché non è finita. Grazie. Buon lavoro, grazie. Arrivederci. Grazie a Simone Perillo, responsabile relazioni internazionali e planning manager del progetto Dossier Roma 2024.